Sentiero Italia. È un itinerario che parte dal nord della Sardegna, attraversa tutta l'isola, tutta la Sicilia, risale tutta la penisola, l'arco alpino ed arriva fino al confine con la Slovenia. Questo sarà il trekking più lungo del mondo, gestito dal Club Alpino Italiano, grazie all'impegno e alla disponibilità dei suoi volontari. Qui, dalla chiesa del Buon Carmino di Santa Teresa Gallura, riprende l'avvio il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano. Un'avventura che coinvolgerà nel corso degli anni migliaia e migliaia di persone per far scoprire, partendo dalla Sardegna, quanto sia meraviglioso il nostro paese. Troviamo al Tempio di Nuratoloso, presso Ala dei Sardi. Per arrivare fin qui abbiamo percorso un tratto del Sentiero Italia CAI. La realizzazione di questo grande progetto ci ha dato l'opportunità di far rivivere storie antiche di oltre 3.000 anni. Abbiamo riscoperto sentieri di carbonai, delle transumanze, ma sempre nel solco antico dei nuragici. Una leggenda racconta che Dio guardò il mondo appena creato e un avanzo dimenticato di granito. Il creatore dispose il mucchio di pietre in mezzo al mare, le compresse con il suo divino piede fasciato di fuoco e lasciò la sua impronta e un nome, Icnusa, Sandalia. Ma non aveva finito. Rovesciò su quello scoglio marino pietroso l'avanzo dell'avvenuta creazione, residui di foreste, di pianure, di dune e deserti, di stagni, di paludi e un piccolo lago solitario. Vi tracciò corsi d'acqua e lo popolò. Poi contemplò compiaciuto la sua opera. L'isola fu consegnata agli umani e stratificò nella pietra e con le stelle la sua storia millenaria. Il ciclo degli astri scandiva il tempo dei pastori e dei guerrieri armati di bronzo e i momenti più importanti della vita collettiva erano celebrati innalzando opere di pietra. La conoscenza astronomica, unita alla sapienza degli antichi costruttori, attraverso la pietra ha tramandato al mondo la regione con la più alta concentrazione di siti preistorici. La Sardegna custodisce ben 8.000 nuraghi, 3.500 Dumus de Janas, più di 1.000 tombe di giganti e di menhir, centinaia di dolmen e di insediamenti preistorici dal Neolitico all'età del ferro e altri ancora da censire. Le Domus de Janas, scavate nelle rocce per deporre i defunti nel grembo della madre terra,
riprendevano la tipologia delle case, con numerosi ambienti e con le travi sui soffitti, i pilastri come i pali nelle capanne, il focolare al centro dell'ambiente più grande, scolpiti a celebrare la rinascita e quindi la vita. I nuraghi, eretti con massi ciclopici per dominare le alture. Solitarie monotorri, a volte più torri collegate tra loro, castelli arcaici, luoghi di culto, di difesa e di manifestazione di forza. Le tombe dei giganti, mausolei a corridoio e protette dalle protomi taurine. Allegoria delle falci lunari e dei suoi cicli che rimandano al concetto di resurrezione. Dolmen, betili e menhir, eretti e diffusi a celebrazione del culto dell'assenza femminile e maschile, della natura e del sole. Templi a pozzo e sorgenti sacre, dedicati al culto lunare delle acque, luoghi di ristoro, di incontro e di alleanze. L'acqua a garanzia di pace e giustizia. Questi luoghi ci parlano con i loro simboli e le loro geometrie. Sono simboli sacri e potenti che comunicano direttamente al nostro inconscio e che ci svelano messaggi eterni. Ci raccontano di un mondo dove i cicli delle stagioni, connessi ai cicli degli astri, regolano ogni aspetto della vita quotidiana in un equilibrio perfetto. Ci invitano a camminare a piedi lentamente nel silenzio, fra essenze profumate e branchi di mufloni, lungo i percorsi delle transumanze e i sentieri dei carbonai, nel solco millenario dei nuragici. Il camminare in Sardegna è anche apprendere. Un trekking nella preistoria, da percorrere fra le montagne e il mare. Oggi, dal nord al sud, dall'est all'ovest dell'isola a forma di sandalo, gli antichi luoghi sacri ci aspettano per una visita attenta, piena di rispetto e di stupore, per un'esperienza magica fra pietre millenarie e acque sacre, avvolti dal profumo della macchia mediterranea, esposti ai venti marini, sospesi fra realtà e passato, fra pietre e stelle.